Alla fine saranno 11 gli uffici postali umbri che il 7 settembre abbasseranno definitivamente le saracinesche. A darne conferma sono state le stesse Poste Italiane con una lettera inviata a Regione Anci Umbria in risposta al dossier consegnato una settimana prima dalle due istituzioni all'azienda, in cui si sollevavano criticità anche sotto il profilo della legittimità in merito proprio all'annunciata intenzione di chiudere alcuni uffici postali per riallineare l'offerta dei servizi all'effettiva domanda dei cittadini. A nostro modo di vedere, le ragioni che ci ha rappresentato ieri Poste sono assolutamente inaccettabili, almeno per la gran parte dei nostri sportelli umbri che verranno ormai chiusi. Quindi sotto questo profilo la Regione darà assistenza tecnica e aiuterà i ricorsi che sicuramente i comuni intraprenderanno per opporsi alla chiusura di fronte al TAR. Dalla riorganizzazione saranno così colpiti gli uffici postali di Castel Ritaldi, Annifo, Capodacqua, Perugia Piazza Partigiani, Sant'Egidio, Villa Strade Collazzone in provincia di Perugia e Collestatte, Sugano, Capitone e Melezzole in provincia di Terni. Dobbiamo tutelare quelli che sono i diritti dei nostri cittadini, ma noi già come sindaci viviamo un momento veramente molto difficile e consideriamo su questi centri l'ufficio postale l'ultimo servizio rimasto, l'ultimo autentico servizio rimasto, dove gli anziani, ma non soltanto, non è che vanno all'ufficio postale a inviare la cartolina saluti da Melezzole. All'ufficio postale, oltre ad aver canalizzato la maggior parte le pensioni, ci vanno a fare anche quelle operazioni basilari che così si vedrebbero privare. Per far fronte alla decisione di Poste Italiane, i comuni interessati hanno preannunciato ricorsi al TAR dell'Umbria per bloccare la riorganizzazione così come proposta. Dal punto di vista politico noi faremo sempre la nostra battaglia contro le Poste perché ci ripensino. Ad oggi forse non sembra sufficiente questo, vedendo anche quello che accade nelle esperienze un po' territori non solamente umbri, probabilmente sosterremo i comuni, quello che vorranno farlo, a un'azione legale.